Allora, intanto diciamo che noi accendiamo un faro sulla condizione dei giovani nel mezzogiorno, quindi della precarietà, del lavoro autonomo, del lavoro atipico. Dopodiché analizziamo i dati INPS e non solo INPS, anche dell'osservatorio precariato per dare delle risposte che non per essere, per peccare di superbia, la CGIL aveva già dato in precedenza sul Jobs Act. Una riforma che non è stata incisiva sotto un punto di vista di occupazione, soprattutto per i giovani, e noi oggi proviamo anche a delineare un progetto di sviluppo con il Comune di Lecce per le opportunità dei giovani leccesi, anche perché questa è una città che ha un polo universitario molto attivo e ha un appeal molto forte nei confronti dei ragazzi. Cosa importante, come CGIL oggi lanciamo uno sportello partite IVA, lavoro autonomo e precariato, relativo diciamo alla consulenza fiscale e previdenziale, ma non solo, cioè mettiamo in pratica quello che abbiamo detto nella Carta dei diritti, l'estensione delle tutele nei confronti di tutti. Intanto esiste il tema che non è soltanto quello dei giovani, ma anche quello dei giovani ovviamente. Il tema è quello dello sviluppo del lavoro, ma del lavoro con diritti e garanzie, che sia un lavoro duraturo. È evidente che i giovani hanno bisogno di questo tipo di risposte. Ci sono delle potenzialità che bisogna mettere, delle quali bisogna approfittare, ci sono risorse strutturali, fondi strutturali, risorse che dobbiamo essere in grado di mettere in campo, creare cantieri e creare lavoro. Ci sono tante potenzialità, ci sono anche dei giovani che sono non solo in grado, ma hanno anche voglia di dare il loro contributo sui nostri territori. C'è un piano per l'occupazione che la CGIL nazionale ha messo in campo, valuteremo le iniziative del governo, speriamo siano iniziative che realmente vogliono investire in politiche di sviluppo, soprattutto nel mezzogiorno, anche per colmare quel gap non solo sul piano occupazionale, ma sul piano del prodotto interno lordo. Quindi è un problema dei giovani, ma anche dei non più giovani. Il tema vero sono le politiche di sviluppo e quindi il lavoro. Noi come NIDIL siamo in campo ormai da tempo su queste tematiche, perché la CGIL tutta ha affrontato il tema delle politiche giovanili e della precarietà giovanile già da tempo, e concretizzandole anche nelle giornate del lavoro e quindi nella Carta Universale dei Diritti che abbiamo presentato avanti ieri in Parlamento. E noi non diamo soluzioni salvifiche, noi cerchiamo di coinvolgere le parti istituzionali e politiche, perché riteniamo che solo la sinergia istituzionale con le parti sociali, quindi attraverso una pianificazione concertata, possa finalmente creare le condizioni per cui i nostri giovani, diciamo, trovino le opportunità nella nostra terra e non cerchino altrove, depauperando anche un territorio di risorse importanti. Grazie.